Bella regà, bentornati in questo nuovo video dedicato a voi abbonati ragazzi, e vi ringrazio per esservi abbonati. Comunque sia, continuiamo con il glitch. Oggi vi spiego come fare ragazzi il flip ai caschetti. Requisito: dovremmo avere almeno un caschetto colorato, qualsiasi colore. L'importante è che non sia di quelli selezionati, quindi tipo arancione, raga, viola, blu, bianco, ok? L'avete preso con la regista o dalle attività che sono usciti recentemente sul canale. Quindi cosa facciamo per fare il flip? Requisito, ve l'ho detto, ci servirà il caschetto colorato ragazzi e un paio di occhiali, niente di più. Quindi andiamo e salviamo il completo con il caschetto colorato, raga, C2. Non fate come ho fatto io che l'ho salvato C1 e ho sbagliato, raga. Poi per me potete chiamarlo anche Pinco Pallo, è uguale. Comunque sia, mi salvate l'outfit con il caschetto e lo chiamate C2. A questo punto facciamo un altro outfit, ragazzi, e andiamo a indossarci i caschetti da biker. Perché i caschetti da biker? Perché il caschetto da biker, raga, farà il flip, come coi Joker se abbiamo usato i cargo. Quindi andiamo a selezionarci, raga, questo, in questo caso l'elmetto stellare a strisce, perché io farò l'elmetto rosa. Non vi preoccupate per i componenti, vi lascio il link ragazzi del sito con tutti i componenti. A questo punto andremo a salvare anche questo outfit ragazzi e lo chiameremo C1. Non fate come ho fatto io che l'ho chiamato C2. A questo punto, una volta che avete salvato l'outfit, cosa dobbiamo fare, raga? Semplicemente dobbiamo controllare di avere gli occhiali. Io ce li avevo e quindi possiamo iniziare con il glitch. Semplicemente, ragazzi, dovremo andare a frizzare la console, quindi in questo caso C1, ok, che è quella dove c'è il caschetto da biker. L'andremo a frizzare con Netcat. Non vi sto a spiegare come usare Netcat, ve l'ho spiegato il video prima. Se avete delle lacune, raga, scrivetemi nei commenti, cercherò di aiutarvi. Quindi a questo punto, una volta che abbiamo controllato che abbiamo gli occhiali e abbiamo frizzato anche la console C1, raga, possiamo avviare C2. A questo punto, una volta avviata C2, vi darà questo messaggio. Scusatemi, ce l'ho fatto col telefono, non potevo fare lo screen, raga. E voi dovete accettarlo, ok? Perché comunque sia, siete frizzati e il gioco non lo capisce. Quindi vi dice: oh, stai già giocando con un altro account. Ma noi lo accettiamo perché abbiamo la console frizzata con Netcat. Quindi poi, raga, a una certa ci darà un altro caricamento. E sarà questo, ragazzi, quello che dice che dovete caricare i dati. Dovete caricare sempre gli ultimi dati salvati, raga. È fondamentale, se no il glitch non funzionerà mai con qualsiasi cosa stiamo facendo. Auto, completi o aggiunte. A questo punto, una volta che siamo spawnati online con C2, ragazzi, con la seconda console, perché la prima è frizzata, avremo questo outfit, ok? Quello di partenza. Cosa dobbiamo fare, raga? Semplicissimo. Apriamo il menu interazione e poi andiamo a selezionarci il completo, raga, che avete con il caschetto colorato, che voi avrete chiamato C2, ok? A questo punto, una volta selezionato l'outfit con il caschetto colorato, raga, possiamo chiudere il gioco. Quindi chiudete il menu interazione in modo che in basso a destra faccia il caricamento, raga, e poi chiudete il gioco, chiudete l'applicazione, niente di più facile. A questo punto, una volta che abbiamo chiuso il gioco, cosa dobbiamo fare? Avremo C1 ancora lì che gira, mi raccomando ragazzi, metteteci nell'astico, perché sennò se crashate per inattività avete fatto danno. E a questo punto, una volta che siamo tornati su C1, dovremmo andare a fare il salvataggio. Come facciamo a fare il salvataggio su C1? Andiamo su stile, andiamo sugli accessori e ci mettiamo un paio di occhiali. A questo punto, una volta messi gli occhiali, chiudiamo il menu interazione e guardiamo in basso a destra se fa il caricamento.
Se fa il caricamento, siamo a posto, raga. Adesso dovremo sfrizzare Netcat. Una volta che abbiamo sfrizzato Netcat, dovremo semplicemente aspettare di crashare. Aspettate circa un minuto o due, raga, e se non riuscite a crashare dopo un minuto o due in automatico, chiudete voi il gioco e lo riavviate, raga. E a questo punto, una volta in lobby, sbadabam, ragazzi, avremo colorato il caschetto. Link in descrizione per fare tutti gli altri, ragazzi, ci sono tutti i componenti. E niente, regà, sbadabam, e al prossimo video. Bella, bella.